qui il dragone pronto per la Sardegna, incazzatissimo, circa una settimana e mezza che non si muove, sto dragone sputa fiamme, incendia su tutto. Comunque in tanti mi chiedete gli accessori della mia moto, adesso nelle prossime storie vi dico tutto. Allora ragazzi, partiamo direttamente dalle grafiche, grafiche EDB, guardate che spettacolo. Chi le ha fatte? Oh, il tag è... Però seguiamo con tutte le varie anodizzazioni, forca, piastre, pedane, corona, tutto, anche tua sorella ti anodizza, Super Dedo Racing, adesso lo tagliamo, cavalletto davvero impennato. Poi di B proseguiamo con Race Tech, cosa mi hanno inviato? Paramani veramente incazzosi, poi leve antiratura fantastiche di B veramente, paracolpi tubetto, cavalletto comodo. Poi ragazzi vicino a Ristec c'è Onboard, purtroppo loro sono le persone che mi forniranno i completi dell'EDB, non sono riusciti a darmele prima di Natale, in Sardegna avrei fatto un sacco di foto fighissime, però peccato, siamo qua tutti ad attenderle. Salutiamo Gabriele e niente, a gennaio. A destra del parafango anteriore c'è Forma e c'è scritto Performing Boots, e la madosca, quindi stivali performanti, ve li ho fatti vedere prima, infatti con pedane così che spaccano anche l'acciaio, i miei stivali non si spaccano. Calandoci giù verso il dragone, mettendoci in ginocchio, troviamo Extrema, grande Mattia, lo salutiamo. Poi troviamo CRD, Fede, che vende SVM, Sherco e tante altre marche nel Lazio. Enduro Action, rivista dell'EDB. E Cortimoto vende KTM in provincia di Como. Eccoci qua ragazzi, protezioni in carbonio, migliori in assoluto per quanto riguarda l'enduro, sia para motore che para pancia, anche para plastiche. By Charlo. Eccoci qua, guardate che bello. Guardate che bellezza. Non abbiamo ancora finito con X-Grip, dove fornisce le gomme all'EDB, ragazzi, con il fango in inverno sono uno spettacolo le gomme X-Grip, e questo aggeggio che in tantissimi chiedete che cos'è, solamente il copri valvola del gas, ma è veramente ignorante. Per concludere, ultimo ma non per importanza, filtri by Endurista da Bosco, proprio per veri cinghialotti che la moto la distruggono, e allora questo qua fa per voi ragazzi, filtri, pulitore e olio. Abbiamo quasi finito, lo giuro di B. Eccoci qua un altro, VD40. E li porterò tutti in vacanza per mantenere il mio dragone sano e pulito come Rocchetta, l'acqua della salute. E ultimo, ma ultimissimo di B, Eten. Ma per veri combattenti dell'Amazzonia, dove tu entri tra i rovi e la mascherina è sempre perfetta. Guardate qua, neanche un graffio. Carissimi DB, mi trovo nella tana di BTR. Dagli amici, guardate qua, le due motoseghe. Il mio dragone sarà in mezzo a loro due. Vi sistema il mio dragone. Ragazzi, le DB sono squarna. Che poi io mi domando, cazzo, va che gli amici BTR sono ignoranti forti, Ste copri manopole qua, che animali che sono. Che sono veramente dei criminali, come me. Carichi, adesso carichiamo. Stiamo allestendo il set. Allora, furgone, domani vi faccio la foto del furgone super carico di B. Adesso guardate qua il set. Tutti i dragoni, Capo di B. Dai, discepolo, cinghialotto ignorante, carica le moto. Da solo. Andre, cosa stai facendo? Buona la prima, vai con la seconda, rincorsina. Ole, da che aiuto? Aiuto anch'io. Figa, ma che gomme c'è su? Ma che fighetto con il copricolo. Per la gioia di Funghini, noi tiriamo già le moto, ragazzi. Moto tirate e la partenza è domani mattina, dopodiché traghetto. Arriveremo in Sardegna domani sera alle 8. E non ci interessa se le moto sono già tirate. Io sono sempre più dell'idea che il giorno dopo Capodanno questi lavori qua non vanno fatti. Non vanno fatti i lavori faticosi dopo Capodanno. Guarda qua, con la carriola siamo in giro, EDB. Comunque mi stanno proprio sui coglioni. Sì, devo fare.
Sono le 5:50 e siamo pronti alla partenza. Siamo pronti! Guardate qui che carico, ragazzi. Adesso ci sequestrano il mezzo per troppa ignoranza in autostrada. Ci siamo. Oh! 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 Cinghialotti! Sembra che dobbiamo andare nel deserto a farla da carico, queste taniche. 100 euro. Oh, soci! Siamo arrivati? Mica cioè, oh, ma siete capati in ufficiale? È per forza. Ma qua che furgone. Siamo carichi, il furgone ha bisogno della benzina. E ragazzi, l'EDB non dorme mai, perché ricorda tutti i cinghialotti del mondo. Siamo qui con i BTR carichi in partenza. Tangenziale di Milano, ragazzi, abbiamo il traghetto da Livorno oggi. Se c'è qualche EDB ci facciamo qualche Cnusa in traghetto, non è male. Trasporto, merce ignorantissima, via tutti. Ragazzi, BTR, come stiamo? Siamo matti. Super grande. Ma vi sentite cinghialotti o gazzelline? A cinghialotti, ignoranti. Ragazzi, per mantenere un livello di ignoranza costante tutto il giorno, rustichelle e Coca-Cola come colazione. E i cinghialotti? Oh, galoppate un po', raga. Madonna di B, siamo qui in Cisa, credo. Guardate che posti che ci sono qui. Incredibile. Magari un giorno verremo a ignorantare su queste. Io qua ci ammazziamo, ragazzi. Potrei essere troppo ignorante. Ragazzi, il vero EDB toglie la felpa e si parte con la maglietta. Andiamo a caccia di pecora. A caccia di pecora andiamo. E il dragone è molto incazzato per la Sardegna. Per gli amici. Attenzione, please. EDB, stiamo partendo, guardate qua. Oh, camiciato. E adesso noi gasiamo in traghetto con il bere. Ragazzi, stiamo per caso sbarcando in Sardegna. Uff, cinghiali, ci siamo. Attenzione, siamo appena sbarcati. Carichi, ragazzi. Siamo sbarcati nella terra sarda. Siamo pronti. Orgosolo, stiamo arrivando. Orgosolo, non Orgosolo. Orgosolo, Orgosolo. Comunque adesso i cinghiali, ragazzi, faccio di quel video. Preparatevi, Ragazzi, siamo in cerca di cinghialotti. Ragazzi, siamo arrivati ad Orgosolo. La signora ci ha già offerto del mirto, molto gentile. E qui, tour enduro Sardegna, eccolo lì. Marco! Sei carico per caso? Marchino! Ragazzi, io faccio i video e quindi non posso aprire il pacchetto, loro lo aprono al posto mio. Eccolo! Bella. Giada, come si è presentato? Marchino ha già conquistato l'EDB. Ha già conquistato! E poi adesso vi faccio vedere, ragazzi, io lo apro dopo. Nel welcome kit ci ha dato anche uno scaldacollo magnifico. Guardate qua. Ragazzi, mi sono incazzato e adesso mi stanno portando in centro ad Orgosolo a cena. Non hanno capito che qua tra un cinghialotto e un bandito facciamo festa. Facciamo su un macello. Adesso vi faccio due o tre storie di quale potenti quando arrivo in città. Una città da 3.000 abitanti. Ragazzi, dovete sapere che l'EDB quando va in giro è anche cultura ogni tanto. Non è solo ignoranza, guardate. È piena di murales questa città. C'è questa città ancora, sono 4.000 abitanti, è un paesino. Domani vi farò vedere anche con la luce tutto questo. Ragazzi, colazione fatta, siamo pronti. Guardate. Le valli. Siamo pronti, raga? Pronti. Adesso andiamo a cambiarci e via. Comunque, ragazzi, vedete? Capo EDB, la moto in mezzo, forcelle non a pacco, invece le due motoseghe. Forcelle esplose. Forcellina esplosina e zitti, perché qua l'ignoranza domina. Pronti? Buongiornissimo, ignorantoni. Siamo pronti per gasare.
Eccoci qua, enduristi da Bosco. Oggi non riesco a fare tanti video. Tiriamo Carlo di Enduro Sardegna. Com'è Carlo? Bene. Le mule come sono? Benissimo. Figa, è una gazzetta. Anzi, sto quasi sudando con la maglia termica lunga e la felpa di B, ignorantissima. Bella è uno stambecchino. Stefanuzzo sta andando giù a aiutare gli altri. Ragazzi, vedi, partiamo da là. Super mulattiera. Comunque sto dicendo che non riesco a fare tanti video perché siamo veramente in giro cannone, non ci fermiamo mai. Questi qua sono i posti, intanto che li aspettiamo faccio un video lungo così almeno parliamo un po'. E nulla, il dragone sputa fuoco, è carico. GoPro, quanti video hai già fatto? Non so se si vede, boh, è un video unico, quindi i motovlog saranno fantastici. Tutto quello che non vedrete qua tramite storie, perché come vi dicevo non riusciamo a farne tante. Motovlog, YouTube, a gennaio, epici. E niente, prima c'era un grado, freddissimo, adesso si sta bene. Dimenticavo che sono già stanco. Attenzione, forse arriva qualcuno. Dovrebbe arrivare qualcuno. Attenzione DB. Sottofondo ignorante di moto, dov'è? Si è fermato, no. Mi dicono che la Sardegna è una terra piena di cinghiali, ma Carlo, cazzo sono i cinghiali? Adesso andiamo a trovare. È come una foca sul ghiaccio, scivola. Parlo. Sì! E quindi, DB, vedete, il terreno qua è un po' tutto così, figoso, tiene, ma il davanti è sempre... Allora. E non siamo già nei premi. Fatto? Siamo già nei premi di Bigno Antoni. No. Niente, abbiamo un bicchiere. No, eravamo su là quando vi facevo i video prima. È luna, ragazzi. Siamo qui alla chiesetta. E in lontananza si vede Nuoro giù là. Ma guardate che panorami. Forse sto pomeriggio ci portano in cava a ignorantare un po'. Prima mattinata qua in Sardegna, gas ignorante. Aspettate, fermo. 58 km, ma EDB, fidatevi, ve lo dice un cinghialotto. Raga, com'è che erano tutti su e giù? Tosti. Tosti, raga, tutti tagliafuoco. Ignorantoni, cinghialotti, pappa time. Bella. Rosticceria tipica sarda. Abbiamo famissima. Salute cinghialotti, cinghialotti maialotti, guarda perché. Per letto. Icnusa non filtrata. Avanti. Ragazzi, siamo usciti da bisteccheria, rosticceria. Moto sistemata, ragazzi. Moto sistemata. Adesso 20 metri a piedi. Guardate, allora, guardate i murales che ci sono in questa città. Che, e ancora raga, ma sono fottuto nella testa città, è un paesiello. Guardate che spettacolo. Quindi sponsorizziamo questo locale che veramente si mangia panini, tanta roba. Partito Carletto. Carletto. Attenzione cosa facciamo adesso DB. Attenzione cosa facciamo. Oh, quella bella l'ho mandata. Carletto. Attenzione cosa facciamo adesso DB. Attenzione cosa facciamo. Oh, quella bella l'ho mandata. No ragazzi, funghini non si dicono queste parolacce. Oh. Andiamo ad attaccarlo. Andiamo ad attaccarlo. Deve essere punta d'ariete, testa d'ariete e punta di diamante. Insieme a... Ah, uno? Sì, tutti qua. Perché uno ha commentato sotto la foto dell'endurista da Bosco dicendo le moto non bisogna averle così da fighetti, ma bisogna più gasare. Cosa abbiamo fatto per caso stamattina? Ma vattene a fanculo. Lo battezziamo? Oh, ma se, no, no, aspetta, prima di farlo, ma sei sicuro? Perché 50 o 60 cavalli in più alla moto, eh? Allora, 50 o 60?
Avanti ragazzi, viva l'ignoranza, attenzione al dragone. Vista! All'inoteca da Michela. Che bei posticini, mamma mia. Belle questi paesielli così, tutti tipici. Dove non ci sono i supermercati che stanno distruggendo tutto, ragazzi. Al murale. La carica dei mille. E la baby. Io. Marcolino il velocista. Carletto. E Carletto. Vai Andre! Ecco l'altro BTR squarnista! Allora questo video lo facciamo agli EDB che dicono che l'endurista da bosco non fa enduro ma le moto stilose. Puttana. Guardate che passaggini ragazzi. Allora, ascolta la musica. Spassiamo di qua. Passaggino ino. Allora. Ragazzi, secondo me ho distrutto la moto, stiamo andando da Maiella a recuperare. Da Maiella Nuoro, belli e buoni. A fare cos'è? Con una catena. Che ti costerà birra, caffè. Birra, caffè. Qua non si paga con gli euro, qua si paga con birra, caffè, un pizzo, porceddo. E quindi niente ragazzi, direzione Nuoro, ci aggiorniamo dopo. Gas, intanto gli altri cinghiotti stanno ancora gasando. L'EDB troppo ignorante. In questo pezzo è appena successo qualcosa di epico, non puoi neanche capire. Questo è il risultato, AirPods per l'EDB 2020. Occhio. Mi ha sortato la corona, spaccato la corona qua, come si chiama, e via, a casa, si torna. Finita oggi la giornata di ignorantoni. Leva. Va. Oh, vuoi cambiare strada? No. Se vuoi fai il giro, Passaggino? Ino. Fugo! Carico cazzo! Partito, è partito! No. Oh porca troia! Nel mentre mi ha Ekma, Sonny. Loro possono capire che posti sono questi. Faffonale! Figa, oggi sto facendo 45 sto. No. Aiutate, discepoli dell'EDB. E io faccio. Ragazzi, questo pezzo qua sembra una cazzata, ma stavo parlando prima con Carletto e Marchino di Tour Enduro Sardegna, che sono stati qua anche Sonny Goggia, gente ignorantona così, cinghialotti. Ignorantona, se ti senti dice. No, ho conosciuto. Ragazzi, eravamo qua, siamo arrivati al Fettux. Ma il dragone è stato fermato da un fil di ferro. Dov'è? Qua. Che dragone di merda. Guardate il fil di ferro. Arrotolato su. E mi ha spaccato. Ragazzi, pezzo recuperato grazie a Carletto. E adesso si fa aggiustare il dragone. Carichi per domani. Guardate qua, arancio, eh. Ragazzi, Ted dell'Endurista Bosco, guardate lì. Ci sono per caso degli EDB ad Orgosolo? Ci sono per caso degli EDB? Allora, te, ignorante, evi. Ragazzi, guardate qua, cavalletto. Stiamo sistemando tutti i mezzi. La mia moto, filtro, WD-40, si olia la catena, corona. Perché ragazzi, questa corona qua è da buttare, l'ho stortata. Devo anche cambiare il, come si chiama, sto aggeggio. E poi la moto è perfetta per domani. Carichi, sistemiamola. Oggi abbiamo girato solo sulla sabbia, le gomme come nuove mi dicono. Che dite ragazzi, gomme nuove? Gomme nuove. Ragazzi, la moto del capo EDB è quasi pronta. Cambiato.
Super Faffa mi sta cambiando la corona, gentilissimo come sempre. Birretta. Birretta stasera in pizzeria da Carlo e via. Siamo. Facciamo riassunto della giornata, ragazzi. Stefanuzzo è stato abbastanza bravo, ha solamente rotto il paramano. Stefanuzzo. Paramano e manopola. E manopola, sì. Ah, le ha già cambiate? Già cambiate. Ok, va bene, proseguiamo. Il dottore dell'EDB, cioè Faffarello, cosa cazzo combina? È stato un matto, ragazzi. Si è lanciato giù da... Cos'è che hai combinato te? Rotto dietro qua. Rotto la fiancatina. Cappottone. Quindi è spaccato dietro qua. E fiancatina. E marmitta bozzata. E marmitta Puttana, non avevo visto questo. E marmitta bozzata. Quindi anche lui oggi il suo danno l'ha fatto. Per non parlare di domani. Qui siamo con Fungo BTR. Cos'è che hai combinato? Funghino è stato bravo, sì, mi sa che non ha fatto niente, questo balordo. Sì, lento con te. No, non ha fatto niente. Qui invece siamo con il Mac BTR e lui ha fatto anche lui massimali. Leva andata, paramano dato. Raccordo della pompa, l'abbiamo sistemato stamattina. Lui ha sul sto paramotore, proprio da guerriero. Adesso guardiamo un po' di video. Buon. A dopo. Dai, venite di qua che vediamo un po' di video che abbiamo fatto con la GoPro. Ragazzi, quindi questa sera rimanete sintonizzati che ci sarà delle belle. Adesso. Moon. Paramani Race Tech Top. Li ho spaccati. E Super Dottore mi ha sistemato. Guardate qua. Tac e tac. Pronti? Ci vediamo dopo a cena. Ciao. E cosa ha combinato anche? Lui non è che l'ha spaccato, lui proprio l'ha tolto direttamente, ci ha spaccato giù tutto. E c'è la mia moto EDB, è qua che è ritornato un gioiellino. Non ho spaccato. Adesivi pronti per gli EDB di questa sera che abbiamo trovato prima al bar. Ragazzi, anche ad Orgosolo. Guardatelo lì, Orgosolo, lo vedete? No, scherzo. Ci sono un sacco di EDB, quindi adesivi per tutti stasera. Go home! Go home! Go home. Go home. Ciao. Ciao! No, è dritta. Ragazzi, siamo in giro ad Orgosolo, adesso andiamo nel bar degli EDB. Guardate qua come tengo le cinture legata dietro. Qua tutto è lecito, ragazzi. EDB, stiamo arrivando. Figa! Carletto! Oh, Carletto, hai preso 3 birre? Dai, socio. EDB, per caso? Fiero di essere EDB, cazzo. E qua Carletto. Siamo carichi? Ragazzi, guardate i furboni che sono venuti con le taniche, così, non legate. Guardate la benzina che c'è in giro. Bravi ignorantoni. Dai, che profumo al furgone. Cioè, ma io dico, è una cosa normale. Sarebbe caduto lo stesso. Ma no, ma la moto non è caduta. Il nuovo ballo del 2019. Stefanuzzo la benzina. Guardate le pozzette di benza. Stanotte si dorme in compagnia. Ah, poi le scarpe fuori perché dentro in effetti... Buongiorno popoli dotti. Usciamo dalla camera. Ecco qua i dragoni. Carichi. Andiamo a far colazione. Anzi, adesso andiamo a svegliare gli altri, ragazzi. Vediamo. Andiamo a vedere, eh. Oh! Oh! Apri! Sono già giù. No, sono qua. Oh!
scopando, falli finire. Buongiornissimo. Come state? È pronti al giorno 2? No. Che odore. Sì, c'è un profumino in questa stanza. Siamo in partenza, popolo di ignoranti, per Cala Gonone. Oggi si va a vedere il mare. La temperatura è buona, cielo fantastico con un po' di nuvole giù all'orizzonte. Ragazzi, oggi è veramente velocissimo il tracciato, stiamo andando a Cala Gonone, come dicevo. Marchino che ci fa la foto, super a monte, quindi non riusciamo a fare tante video oggi. Però, ve lo giuro, e guardate i posti, vi amo sardi. Oh, ma che casco c'è su te? Cazzo, te sei proprio un giorgiana. Che me, Marco? Eia, 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 oia. Eia, eia, Paffarello. Ehi. Pietrate oggi. Oggi sassate. Spettacolo. Non mi prende, non mi fa. Spettacolo. Aspetta. Ci siamo fermati un attimo, quindi è l'ora di un po' di storia, ragazzi. Non posso lasciarvi da soli. E adesso andiamo a fare qualche fotino anche agli altri, le ho già fatte. Vi mancate troppo, oggi non riesco a fare le storie, sono triste. Però sto facendo mille video della GoPro. Guardate se è social, ragazzi, Turinduro Sardegna. Ma non sembra la forestale. Avanti il prossimo. Adesso facciamo foto. Primo video che non dico nulla di B. Vista mozzafiato. Vi faccio vedere le cose belle, belle, buone, buone. E si inizia a aver fame. Fantastico a piedi di B adesso. Siamo sempre lontani dal mare. Guardate che spettacolo. È pigiato il verde, bravo. La caviore di B prende le gomme stagionate come il parmigiano reggiano. Dot 2010. Più vicino, più vicino. Più sono consumate, più diamo gas. Qui ci facciamo male. Oh, chiudi pure quando vuoi. Ignorant people, pausa benzina. Il cielo non è dei migliori, infatti prima più piovigginava. Guardate che benzinaio tecnologico, incredibile, sono più avanti che a Milano. Ignorant people, pausa benzina. Il cielo non è dei migliori, infatti prima piovigginava. Guardate che benzinaio tecnologico, incredibile, sono più avanti che a Milano. Il vero cinghialotto non mangia panino col prosciutto. Mangia panino, salsiccia, peperoni e salsa barbecue. Oh no! Insomma. E gas di B. Siamo in mulattiera, ragazzi. Su là ha nevicato. Non so se pochissimo, ma è nevicato. Vedete su là? Siamo in giro anche oggi pomeriggio, Supramonte o Monte Generoso. Com'è che si chiama? Monte Generoso? Generoso. Stefanuzzo, casco sobrio. Ti è piaciuta la mulattiera? Cinghialotti mulattiera che arrampicano su. Vai lì, su, su, su. Oh! Vecchia bastarda! Quasi quasi andiamo a fare anche quella mulattiera là adesso, di B. Comunque, la situazione...
Dai Faffone! Dai Faffone! Daglielo che è signorante, vai! Sono le 4.27 e in nelle vicinanze di Orgosolo le DB non molla. Mulattierina appena fatta. Se poi ti va giù lo stringiamo. No, lo giro via. E girati. Neanche a schiacciare il tasto. Raga, oh. Guardate qua il team ignorante. Si è appena scapotato con anche, guardate. Scapotone. Sembra una cazzata, ragazzi, sta roba, ma è tostina con il toast di gamberi quando vai a mangiare il cinese. Partito. Eh dai, già che ci siamo ve lo faccio vedere, vediamo cosa combina, dai. La tocca piano in seconda. Sta arrivando al trappello, manca poco. Vediamo se si spaventa. No, ma non è quello lì, non è il trappello. No, però, attenzione, si è spaventato. Ma dove è andato? Porcini? È andato in... No, vuoi più in alto, eh. Vabbè, lasciamo stare. E nulla, ragazzi. Non vedete la GoPro montata? Perché l'ho già scaricato, ho fatto 1000 video. YouTube! Per tutti gli sman... Ma dove cazzo sta? Quadro ancora. Guarda là, dov'è. È salito, perché mi sa che funghi a 1600 metri, non c'erano, è andato su 1008. Ma come ridono questi. Oh, ma raga, ogni tanto le dico beh. No, sì, però, di cazzate. Non c'è ancora taglia a fuoco nella parte T. È neve. Oh, ma c'è la neve. Oh, c'è la neve. Oh, il dottore, ma sei pronto per la mia moto? Ma ti faccio imparare a cambiarla. Gomma davanti stasera, eh. Gomma davanti, gomma dietro. Incontriamo la gommina davanti come messa. No, ma se ne salva uno. Dottore, scalda le mani. Riposino al baretto di Orgosolo. Carletto, sei pronto per domani? Ma dove ci porti? Carichi, ragazzi. Siamo pronti. Marchino, ci vediamo a cena. Sei affamato? Vediamo qua. Caccio caciottina. E poi? Casa. Casa, dolce casa. Finito, ragazzi, oggi. Gasseria ignorantissima. Guardate come l'ho conciata. Avevamo detto, ragazzi, il dragone necessitava una gomma nuova davanti e il dottore ha agito questa sera. Gomma cambiata. Gomma cambiata, gomma fortunata, però la mettiamo su bella usata, perché quella che ho su oggi... Non ti spaventare, vai, 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 vai. No, no, no! Oh, oh! Tiramela giù! Oh. È sempre dove c'è la cava? Sì. Siamo per caso nel fiume? Sì. Chi lo conosce bene questo fiume? Io. Carletto! Preso. Stefanuzzo, ma gli altri? Dove cazzo sono? Morti. Facciamo vedere il passaggino che abbiamo appena fatto. Questa può essere la casa estiva del dragone. La casa estiva. Comunque, Carletto mi ha appena raccontato che chi è che ha portato qui il grandissimo? Sonny Goggia con i DB cinghialotto. Abbiamo incontrato ad Eikma. E lui questo qua se lo fa per cura. Attendiamolo. È ancora a fare funghi. Ieri è entrato nel bosco e non è ancora uscito.
Attenzione, sta arrivando. Tocca la piano, non fa azione. Tanto per scaldarsi. Sudati peggio di che cosa? Di maiali, di cinghialutti. Cioè, se guardi lui non ha mezzo. Siamo ragazzi. Oggi è estremo, veramente faticoso. Dove siamo? E gli altri arrivano. L'uomo dell'inferno. Dedra. Siamo arrivati alla sorgente, ragazzi, salutate. Bella. Bella di padella. Sorgente sì, ma non esce più acqua. No? Acqua sia. Questa qui dicono che sia potabile anche se ci sono 2000-3000 bestie sopra e fa la pipì, però. Oh, ma stasera è la grande sera che si fa la pizza? Sì, sì. Io metto la pizza con la birra. Quindi ragazzi, ci ha appena detto che abbiamo fatto una sudata, ci ha appena detto che stasera saremo invitati da lui in pizzeria e noi tiriamo la pizza, quindi ne vedrete delle belle. Questa è la situazione, ragazzi. Davvero ripidissimo. Un po' di... I mezzi sono là sdraiati. Ti ho fatto male, Carlo. Pizzaiolo time. Dai. Gas. Se finisci giù, ciao. Vai Stefanuzzo. Figa, ma potrei fare il giornalista dell'enduro io. Faffa. Spingi. Raga, oggi non stiamo più spingendo carrelli della spesa, bensì camionate di tonno. Andiamo. Gas a mano. Guantini tattici di... Ragazzi, il mio passaggio lo trovate solo su Tour Enduro Sardegna nelle storie. Anche se sono stanco. Questa è la situazione. Dragoni. E adesso altre 150 storie. Carletto tenta l'attacco. L'attacco, raga. I cinghialotti sono là pronti. Io non ti aiuto, qua è no help zone. Io sono salito su di lì. Devo farlo. Come? Cos'è che vuoi? Ti aiuto? Bravo! Spingere! Carletto lo tenta, ecco, c'è la lì calda e la molesti la moto te, ti metto in galera perché tu la stupri. Sassate. E mi scuzzo. È un cinema oggi, è un cinema. Vai Stefanuzzo! Cedo. Ma hai bisogno di aiuto, Faffa? No. Attenzione! Attacca! Arriva Stefano! Dai che se no finisco le storie! Stefanuzzo! È qua! Dai! Sta piovendo, c'è il vento, ma non si molla.
perché qui siamo in Sardegna. Mancano altri due cinghialotti. Cappottone, siamo pronti al cappottone. Dai, pronti al cappottone. Raga, sembra una cazzata, ma vi giuro che è tosta. Le taglie sono giustissime, come tutte le felpe normali. Anche quello che ho bevuto a Capodanno. Comunque ragazzi, per essere veramente cinghialotti ignoranti, quando si va a fare enduro, o maglietta o felpe di lì. Vediamo se riesco a inquadrarla. Ce l'ho fatta? Boh. Vai socio! Stavo dicendo ragazzi, la felpe di B indossa normalissimo, cioè veste normale. Mi chiedevate se per l'inverno, se per l'inverno era calda. Fate voi. Pile, fottuto calde, pile bagnata. Che sto sudando. Lady B è unico al mondo. Eh sì, ragazzi. Sai quanto ho sudato? Puzzo un troppo gas. E anche oggi la frittata l'abbiamo fatta. Ma un disco smezzato. Per voi è ancora valido questo, eh? La cara lo conosco. Siccome hai fatto poca fatica stamattina, ne? Sì. E ce l'abbiamo già pronto. Perché noi, Marcolino, non molliamo? Mai. Ma nel video posso. Mani pulite, ne? Mani pulite. E noi mangiamo. Nettare. Nettarino. Questa qua è la carica giusta. Mettiamo il casco all'asino. Vieni amico. Vieni qua da noi. Tira fuori lo scaldacollo. Adesso facciamo tutto. Poverino. Ma come ti chiami? Non posso dire nomi perché sennò diamo dell'asino a qualcuno, perché ormai la gente si chiama sole, luna, fuoco. Vieni con noi mulattiera, fratello. Ho paura, ma che non ti mangia, Ma che carino. Quasi quasi cambio il logo con l'asino. Bellissimo, eh. Mi sta scaldando tutte le gambe. Vai, facciamo l'asino. Vai, Vittorio, qual è l'asino? Qual è l'asino? Qual è l'asino? Quello di dietro. Cacchio com'è caldo. Non voglio farti mai scendere. E sempre che posti. Che fantastici posti. Ignoranza manetta, ragazzi. Siamo qui, siamo arrivati alla cava. Il dragone è già là in pole position, stasera vi faccio vedere tutti i video che super Tour Enduro Sardegna mi ha fatto. Spingere! Ragazzi, quella lì è la strada, quella lì è la strada, io sono saltato su da qua, sono saltato su da qua ragazzi, guardate le impronte, sono volato. Sono volato, guardate la testa. Ignoranza, cinghialotti. Cinghialotti, dove cazzo siamo? Siamo in una cava fottuta. Sogno dell'EDB questo. E adesso ci prepariamo per la top foto. Carletto! Cazzo! EDB, dove cazzo siamo saliti? Adesso vi faccio vedere. E adesso se mi girano le balle io vado a saltare giù da là, eh. Entro da lì, entro da qua e salto fuori di qua. Allora ragazzi, lo faccio solo per voi. Guardate che posto. Eh? A scendere ci capottiamo, Carletto.
E a noi cazzo ce ne frega. Faccio vedere il discesino. Stiamo sudando 7 camicie, ma non si muore, perché stasera li mangiamo 8 tonnellate di pizza. E dico 8 tonnellate. Andre, dai, o su o giù, eh. Com'è? Dai, il prossimo scacchi lunedì, il mercoledì e il venerdì, scacchi. Perché sto dicendo, tanto con un 2,5 così porta su solo lei. Gas, ignorante! Ma il segreto è che Carletto ci fa stancare. Simo! Sto facendo un documentario in questi giorni, però vabbè, è bello così. Dove cazzo pensi di andare che è tutto occupato qua? Cornuto! Stamattina abbiamo beccato un po' di pioggerella. Il cielo è ancora brutto così, però al momento non piove. Figa maldragone, se gasa! Io lo ammetto, fa tutto la mia moto. L'unico allenamento che faccio io è andare a giocare. Sì, ma guida te! Adesso qua si vede l'ignoranza, ma ragazzi. Fanuzzo, e via! E via col gas! Rovinoso. Prossima volta, dai, ritenta e sarai più fortunato. E sassi anche per Faffa. Oh! Oh! Che cazzo? Tanto figa. Oh, ste, a chi non sale? Solo sassi. No! Dai, dai! In questi giorni, ragazzi, mi sto... È arrivato anche Funghetto. Il mio culo, o meglio, il mio sedere, sta provando tutti i terreni sardi. Già che ci siamo, due storielle ancora. Gli estremisti e le altre arrivano. O sono andati a fare l'impasto a pizza per stasera? Può darsi che siano lì. Gosolo sullo sfondo e di B vi saluto. Per oggi è tutto, ci vediamo questa sera. Vi cancelliamo. Eravamo giù là in cava. Cazzo, mi si era aperto. Mannaggia. Come ieri sera, solita mulattiera. Dai, io dico, perché l'EDB non è nato qua? Cazzo. Veramente. Cazzo, ma non parlo più. Comunque penso, ragazzi, che oggi ho fatto abbastanza storie. Vi saluto, ci vediamo stasera che tiriamo la pizza, sarà un'ignoranza atomica. KDB vi saluta, spero vi siano piaciute le storie. Ciao, ragazzi. Io questa storia la dedico agli abitanti, cioè agli EDB di Nuoro e Orgosolo. Cioè, con un posto così. Ma ragazzi, come si fa a prendere una moto stradale o un motard? O uno scooter. Cioè, ma... Fame, 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 fame. Da endurista a spacciatore di cibo. Si lavano i dragoni. I dragoni, laviamoli. Guardate qua, mi hanno Tour Enduro Sardegna mi ha regalato gli adesivi, ma dopo 3 giorni dove cazzo sono finite, popolo dell'ignoranza? Autolavaggio artistico. Pronti via. Abbiamo quasi finito. E carissimi EDB, l'esperienza è giunta al termine, ma l'EDB è ignorante. Quindi dedico, anzi dedichiamo, anche se loro non sono EDB, a chi? Anzi, dedichiamo una bella ignorantata, che fra 5 minuti vedrete direttamente sulle storie, alle persone che parlano male dell'endurista da bosco.
cioè non di me, che sono a Coppa TV, ma tutta la big family dell'Endurista da Bosco. Quindi, 5 minuti e vedrete che cazzo fa l'Endurista da Bosco. Vi voglio sintonizzati in 100.000. 100.000 vi voglio sintonizzati. Pronti? Esercito! Bastasi! Piano. E questo lo dedico, non lo so chi, però dico solo che i tasselli non mi piacciono tanto. Ragazzi, siamo arrivati in postazione. Ci siamo! Siamo pronti! È calato il sole. Non sa mai, mai! No. Piano, raga! Oh! Ricordatevi, grandissimi ignorantoni, popolo, che chi parla male di noi, della Big Family, tra il dire e il fare c'è, cioè, di mezzo il mare, Lady B non scherza mai. Comunque ragazzi, non era questa qua appena pubblicata la storia. Stiamo andando adesso. Scaldate i telefoni che ne vedrete delle belle. Andiamo. Sono matto. Che stronzo. Carichi ragazzi. Voi avete conosciuto un certo tipo di Carletto, ma lui è quello vero. Lady B è come la Dino. Ciao! Lady B, ragazzi, è come la Dino. 3:40 quando torno a casa. E invece, bella puzzolente, 3 giorni di moto. Non gliene frega un cazzo. Cinghialotto? Pronto? Maglietta nera, una maglietta bianca del Lady B. Ma attenzione alla maglietta bianca, apriamo la maglietta bianca. Cosa c'è scritto dietro? Avevo questo o questo, però ve ne faccio fare. Il tour è finito. Le pizze, Carletto, come sono messe le pizze? Ma il frigo è messo ancora meglio, lo finiamo. Buongiorno Big Family, quarto giorno, il sole splende come al solito, siamo pronti per tornare in Lombardia. È stata proprio una bella esperienza qui in terra sarda, gentilissimi, si torna.